Tirea è besieged, circondata da Skaven, pirati e Pelennor. Comunque loro non hanno dedito account il ritorno dal besieged. Vabbè, comunque il roster di Tirea è un roster corazzato pesantemente, con la migliore artiglieria e cavalleria rispetto ai loro vicini. Quindi hanno artiglieria e cavalleria forti. Vabbè, quindi sostanzialmente queste tirea, i bonus stanno qui, cioè loro potenziano tutte le unità che sono di grado 7. Con Strong Vigor, che qua non dice cos'è, 5 di armatura e 8% di tutto tipo di danno. Soffrono meno il logoramento quando stanno sotto assedio e hanno 10 di disciplina quando si assedia o si circonda. Hanno una torre di assedio in più quando attaccano, quindi quando voi producete una torre, loro ne producono una in più. E possono reclutare la seconda compagnia di Braganzas Besiegers, che beh, vedremo cosa sono. E hanno anche questa passiva, questo qua però sono gli effetti dell'orda, scusate. Poi c'è questa passiva che dà portata attacco corpo a corpo, portata più 15%, attacco corpo a corpo più 5, il grande vigore. Grande vigore. Vabbè. Su tutti gli alleati nelle vicinanze, però diciamo che nonostante loro hanno questa cavalleria artiglieria molto forti, lui ha questo, cioè 15% di portata è veramente tanto. Effetti del Lord, cioè in realtà lui conviene veramente tenerlo più
dietro per assurdo, cioè per potenziare le unità da tiro, perché 15% di portata è tanto. Vabbè. La mappa, vabbè, partono da Tilea. Ci sono 6 climi sgraditi, 5 graditi e 2 non tollerati. Quindi diciamo l'espansione poi è un po' media come cosa. Cioè non è niente di... Non dovrebbe essere una fazione che si, né che si espande benissimo né che si espande malissimo. Cioè espansione normale. Allora, le difficoltà leggendario molto difficile. Ok, il modificatore dell'IA è al massimo. E penso che possiamo... Girati davanti, non si danno le spalle alla gente. Penso che possiamo anche iniziare. Diciamo, ieri mi sono fatto un po' un'idea della mod. E ricordo anche che, insomma, ci abbiamo contro quei vampiri che sono più forti e numerosi di noi. Quindi dovremo un attimo guadagnare tempo. E intanto che reclutiamo e cerchiamo un attimo di riorganizzarci. Anche perché comunque questi hanno un roster che io non conosco. Visto che hanno tanta fanteria piena di anti-large, ok. Però comunque il roster non lo conosco, raga. Quindi non è che so come rispondono le unità. Non so che fanno, non so che cazzo, cioè come possono sinergizzare fra di loro. Quindi mi toccherà imparare il roster dall'inizio. Poi tra l'altro è anche un roster comunque di una mod. Quindi... Insomma, non so fino a che punto possa essere ben bilanciato. Tanti auguri alla carbonara. Vabbè, la Ferrari è arrivata terza e quarta, si sapeva. Doppietta Red Bull. Ok, va bene così. Ok, abbiamo questa meccanica della plutocrazia che puoi usare i soldi quando strategicamente è possibile di trovare uno specifico agente per ogni personaggio unico. Puoi reclutare dei reggimenti della fama, purchase, comprare oggetti per i personaggi e iniziare temporaneamente dei bonus di fazione, faction wide bonus. I regni del sud hanno poche vie di ridurre le expenses, ma molte di ridurre l'espansione, le spese forse, non lo so, ma hanno molte possibilità di aumentare i guadagni, particolarmente dalle costruzioni dei porti e delle capitali di provincia. Il roster dei reami dei regni del sud non sono soltanto politicamente divisi, ma hanno anche sono divisi anche in 4 sottogruppi, che sono i Tiliani, gli Estaliani, il Border Prince e i coloniali, e i coloni, ecco. Ognuno di loro ha accesso a differenti variazioni e combinazioni di unità. Quando esattamente? Vabbè, comunque una provincia può essere incentrata più sulla città vivibile o su campi di mercenari. Cioè, vabbè, può essere più incentrata sull'economia o comunque sulla militarizzazione, e tu puoi anche cambiare tra questi due, ecco, queste due catene di reclutamento. Ok, quindi è come se fosse il Katai. I regni del sud, il roster dei regni del sud beneficiano particolarmente dall'esperienza, inclusi i reggimenti della fama. Ok, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, infatti volevo vedere la plutocrazia. Praticamente tu con i soldi, con il mero danaro, vai a reclutare tutta sta gente. Battle Wizard in tutte le province.
Per esempio, se io spendo 4.000 posso reclutare il mago, che il mago ci serve perché non ce l'abbiamo. Questi sono i vari oggetti. Che spesso e volentieri questi oggetti li fai, però ti danno anche dei malus oltre dei bonus. Questi invece sono tutte le armature e le armi. Le armature d'oro addirittura, non più viola ma oro. E poi i Curious Enchanted. Qui ci sono proprio dei personaggi. No. Ah, ok, questi sono praticamente i seguaci. Puoi sbloccare i seguaci. Vabbè, questi sono altri tipi di oggetti. Quelli là, ok, vabbè. Ok, e non è facile perché poi devi, essendo fatto che tu punti tutto sul denaro, devi capire un attimo poi quando andare a comprare queste cose, quando ti conviene e quando non ti conviene. Allora, per esempio, una cosa che non ci conviene andare qui. E per esempio abbiamo Ebino e Miragliano. Ok. Allora, per esempio Ebino. È buono per la crescita. Ottimo. Però non ci conviene andare qua perché ci aprono il culo. Ora, se per esempio noi ce ne andiamo, per esempio lui prende e mi incula e mi incula Ebino. Ah, ciao. Vabbè, pazienza. Vabbè, comunque, a parte questo, io voglio completamente ignorare. Per il momento lui non lo possiamo attaccare perché è troppo forte rispetto a noi. Aspetta. Ma scusa, questo è territorio dei conti? Ma come è territorio dei conti? Ah, quindi queste sono... Ah, ok. Allora, sto iniziando a capire. No, perché pensavo che era questo il confine. Questo è un fiume, questo è il confine. Ma è perché, scusa, ma io vedo la striscia rossa. Pensavo che era questo il confine di Ebino. Invece è questo il confine di Ebino. E non posso reclutare, devo ricaricare, diciamo. No. Devo riavviare la campagna. Pensavo che era quello il confine del mio. I command here. Ciao del re Alma. Vabbè, ripartiamo. Statistiche tutte al massimo. Questo cambia tutto però. Cioè, per assurdo mi conviene rimanere da Ebino. Vabbè, diciamo sono degli start un po' più stile vecchi Total War, anche Warhammer 2. Ciao, io, ciao Marco. Andato bene il compleanno ieri? Poi se ricordo bene le tecnologie sono queste, la leadership, boss, ma lì, attributo, queste qua sono quelle militari. Vabbè, sei sempre presente. Vabbè, ma è comunque un compleanno, ma che stava pensando ad altro, cioè stava pensando ad altro. Ma sicuramente le ha fatto piacere che tu c'eri. Poi ora non lo so l'apporto che hai con lei. Cioè io te l'ho ho fatto quella battuta ieri che era anche di cattivo gusto. Vabbè, gliela butto lì così. Lo so che voi toscanacci comunque avete un buon senso dell'umorismo, quindi capite. Disciplina in attacco, mi piace la velocità di movimento durante la campagna.
Mi piace, sounds good. Partiamo da così, anche perché non vedo niente per quanto riguarda il controllo. C'è la crescita sicuramente buona. Rapporti con i nani. E poi questo qua è il ramo militare. Però dal punto di vista del controllo, cioè non posso fare praticamente nulla. Non c'è niente. Ah, ok. Vabbè, sì, giustamente un compleanno. Vabbè, ma là, tatta, ma che cosa vuoi fare? Ti conoscono appena, cioè, ma... Poi è difficile un compleanno. Oh, può capitare, per amor di Dio, però, è un po' difficile. No? Allora, questo abbiamo detto che non lo facciamo. Qua cosa c'è? C'è la corruzione bonus grado 1. Ok, questo cosa dà al massimo? Reclutamento locale e globale più 1. Questo al massimo dà 5% di velocità di ricerca. Grado bonus 2. Produzione di fasci di erbe medicinali. Mantenimento globale più 1. Ok, qua invece introiti generati fino al 5. La crescita. Controllo. Per controllo mi dà anche la produzione di barili di vino. E questo qua è il commercio. Queste sulle strade. Quindi diciamo che militarmente abbiamo poche cose da fare. Ma io andrei per i soldi per ora, perché non è che ne abbiamo molti. E facciamo i pascoli. Allora, così abbiamo detto che è un suicidio andare a combatterli, perché sono effettivamente troppi. E the nation calls. Abbiamo comunque bisogno di reclutare, quindi tanto vale che per il momento ci mettiamo qui e andiamo a reclutare. Allora, questi sono da tiro, queste sono unità da tiro, unità da tiro. Madonna mia, sti mortai ce l'ho ancora. Oh signore, non li voglio più vedere. In realtà tutte le nostre fanterie sono tutte anti-large. Sono tutte fanterie anti-large loro. Cioè hanno tutta fanteria anti-large. Ah, l'antifanteria invece sta più avanti, che sono i duellisti. Questo non ha nulla, è una labarda senza anti-large. No, questi qua sono gli Young Gunners, sono i fucilieri, il cazzo sto a dire. Ciao Claudio, buongiorno. Quindi, cioè, questa è una cosa, non è tanto buono, perché contro una fanteria difensiva l'anti-large perde. Cioè non so neanche io cosa reclutare. La cosa con gli scudi, questi costano 157 perché hanno più armatura e hanno anche più difesa corpo a corpo, hanno 40. Questi 36, questi 34, 35, ma questi cioè hanno anche penetrazione armatura che non ci serve. Diciamo l'unità più cheap, più economica sono loro, quindi sono questa qua che è la spazzatura e questi sono i balestrieri. Che ce li abbiamo anche qui. Ma la cosa di partire con due reggimenti della fama che costano tanto non è neanche buono. Vedi un attimo. Diplomazia, non possiamo fare nulla. Qua ci sono possibilità di imboscata. 40-40. No, perché vorrei provare a reclutare un lord e vedere se lui se ne esce fuori l'insediamento. Gli facciamo un'imboscata. Questo è il generale mercenario. Gli avranno fatto le statistiche. Non ha forza dell'arma. E il principe mercante. Che cos'è sta roba? Potenziamento ad aria, difesa corpo a corpo 8, grande vigore anche irriducibile. Ce la incoraggia.
Va bene. Protect me. Potenziamento ad area. In uso se la presenza, se presenza nemica nel raggio d'azione dell'abilità, portata 70 metri. Quindi, ah, quindi è un buffer, lo si tiene dietro e ti buffa. E maledizione ad aria diminuisce 8 la, è un buffer, è uno che buffa e che nerfa il mercato, il principio di mercato. È un lord da tenere molto indietro, anche perché ha salito, vabbè, 48 difesa corpo a corpo, non è male, però non ha scudi. Questo invece c'ha l'abilità c'ha difende la posizione così random. C'ha la passiva che sarebbe non cedete terreno, ce l'ha già incorporata la passiva. E ha 15% di resistenza al tiro. Vabbè, ma questi sono gli scudi, cioè. No, quindi resistenza al tiro 15% e qua gli scudi 35, quindi c'ha 50 di resistenza al tiro. Che c'ha nobiltà e c'ha velocità. Dammi questo. This will bolster the nation. Your orders? I will marshal the men. E perché prendi logoramento? Ma questo non è un territorio sotto il, i vampiri, vabbè. Comunque non posso fare altro e andiamo avanti. Ciao Michael, buongiorno. Sposto un signore a Magritta. Dov'è Magritta? Dovrebbe stare qui. Dov'è? Sì! Vabbè, gli spazi sono enormi su Old World. Ma togli una cosa. Spostati. Non tu. Spostati qui. Moving off! Lui sta reclutando. So, the nation calls. It is time. Let us move. Agreed? Move! To strengthen the empire. Ma il fatto è che lui poi reintegra. C'è anche un Warwolf. Lui reintegra, io no. Quello è il punto. Who calls? By Sigma's right. Direct me. Lui recluta, io no. Cioè, non mi va di sprecare turni stando fermo qui, però oggettivamente. Ready. Che se io devo attaccare qui, considerando anche le truppe che ha lui. Cioè, io non sono sicuro che lui poi mi attacca. Cioè, nel senso che io posso anche mettere la modalità imboscata. A parte il fatto che poi faccio il tutto. Faccio il tutto in territorio vampirico e prendo logoramento. Quindi figurati. If that's what the Emperor commands. To the provinces? È un rischio perché io so che lui sicuramente recluta. E lui parte già che ha più unità di me. Mi viene ad attaccare. Mi viene ad attaccare. Oddio, però forse stando nel raggio della guarnigione forse si può fare qualcosa. Ma le 13 unità sicuramente altre 4 le recluta, sale a 17. Io ne ho 11. Però se partecipa anche la guarnigione.
By the comet. Prova a fare così, se no nel caso ricarico. Vediamo un attimo. Vediamo se mi attacca. Ok, quindi nell'imboscata ci cade e ho anche la guarnigione. Quindi in realtà questa cosa si potrebbe fare al secondo turno, esatto, e al terzo turno lui cade nell'imboscata. Perfetto. Ok, ho capito come fare. Sì, ma ho capito come fare, Claudio, vabbè. Però sì, non è uno start facile, ma una volta che tu hai fatto fuori questo esercito, il gioco è fatto, perché lo pialli male. Lo disintegri proprio, perché questo esercito è il problema. Perché tu parti che hai comunque meno unità di lui. Quindi se lui nel primo insediamento ha la guarnigione più questo esercito, tu non riesci a vincere la battaglia. Devi eliminare questo esercito. Una volta che hai eliminato l'esercito, tu poi te lo disintegri. Allora, i pipistrelli sono... Sì, il Wargulf è pericoloso, ma i pipistrelli lo sono di più. Sì, però loro partono proprio di fianco la posizione di ritirata. È un po' una stronzata sta cosa. Vabbè. Ok. Allora, mettiamoci di così. Questi sono i nostri... Abbiamo tre tipi di crossbowmen. Sono 45 munizioni. Questi qua del reggimento della fama hanno 20 munizioni in più. Sono tantissime. Avete voglia di sparare? Sparalello, spara. Ok. Forse siamo un po' a ridosso. Infatti ci potremmo mettere molto più lontani. Però fa sempre paura che lo... Cioè, ma loro se ne scappano subito. Non ha senso che questa imboscata... Infatti non possiamo anche partire più sopra. Non ha senso che questa imboscata parte che loro stanno praticamente a ridosso del punto di estrazione. Non ci vedo logica. Però, va bene. E i rinforzi qua sono tanti, ma arrivano fra 2 minuti. Vabbè. Quindi dovremo iniziare a combattere senza di loro. That's an order. Shields up. Form a ring of steel. Ma se ne vanno, è un'imboscata de... ho capito, ma se vengono che stanno già vicino al punto di estrazione, è un'imboscata che è partita in ritardo praticamente. Vabbè. Ok, la stanno attaccando. Andiamo a dimire il Wargulf. Alcuni se ne scappano e altri combattono. Beh, la coerenza prima di tutto. E i crossbowmen fanno. Fanno. Una raffica, tre di loro l'hanno imploso. No lingering! Vai qui. We are Sigma's heirs! Anche se gli levo la metà delle truppe va bene, sperando che almeno sto costo Wargulf non resuscita. Ma non lo so, cioè lo potevo piallare veramente senza troppi problemi se non stava così vicino al punto di estrazione. Non ha senso, però vabbè. Diciamo che quelli che mi preoccupano comunque li ho eliminati, il Wargulf e i pipistrelli, cioè i pipistrelli per il flanker, no? Sulle unità da tiro. Poi sicuramente gli scheletri non me ne frega un cazzo, perché con il tiro li massacro. Quindi non è... comunque le unità più pericolose per noi gliele ho eliminate. Sperando che non resuscitano, perché sennò è una fregatura.
Comunque loro senza un full stack hanno più di 2100 entità. E non era full stack questo esercito, 18, so. 7 unità. Ah no, proprio implose, gli è resuscitato solo uno zombie. Bella così. E... ah, questo dà più 2 discipline a meno 5% di mantenimento per 3 turni. No, dammi i soldi, preferisco il cash secco. E vedi, e lui se n'è ritornato nell'insegnamento. Ora, coloro che sono al servizio della tua causa, signore, guadagnano esperienza col tempo. Assicurati di sfruttare a pieno le loro abilità. Questa è una cosa doppiata in italiano, probabilmente era una cosa vecchia di Warhammer 1. Boh. Capacità di movimento durante le campagne, danni penetranti da arma. Your orders. Un attimo. Danni penetranti da arma, chi? What does the Emperor bid? Vabbè, come uno standardo ce l'hai. E tu ti prendi la velocità di movimento. No, ma perché scusa tu? No. Dai lo standardo a lui. Allora, abilità. Lui praticamente parte già con l'attacco fulminio. Allora, dammi la velocità di reintegro per il momento. Oppure cosa? Più 4 difesa corpo a corpo per le lance, le picche, le alabarde e le lance grandi armi in unità. La difesa corpo a corpo però dà soltanto 2 potenziamenti. Ah, ma quindi sono 2 potenziamenti dello stesso tipo. Ok, infatti dice CH1 CH2. Leadership, questo qua, il Battle Trajectories. Resistenza al tiro per le unità e potenza di tiro 10%, però non c'ha velocità di ricarica. La velocità di ricarica la guadagni qui. Esatto. Tempo di ricarica ridotto dell'1% per ogni rank delle unità. Quindi non se ne passa manco per il cazzo del se è livello 7 o meno. Che io le unità le andrei a potenziare subito. Ok, facciamo così. Ready. E lei la salvaguardia. Oddio, anche l'elimina corruzione non sarebbe male per lei, perché comunque in territorio vampirico fai l'elimina corruzione, ma... Allora, adesso lui c'ha 11 unità più la guarnigione che è questa. Ok, e ora potremmo anche provare a farcela, se ci si riesce. Cioè, si potrebbe anche provare, vabbè, in risoluzione automatica ce la si fa. Però non è quello che voglio. Tu fai così. Me la voglio comunque provare a giocare, no? Who calls? By Sigma's right. To battle. Ho tolto anche la corruzione. Sigma forbids this. Ma eventualmente io potrei reclutare delle unità. Sì, il mago, che poi è direttamente il mago della vita. Ma 4000. Sì. Oddio, si potrebbe anche reclutare subito il mago della vita a livello 1. Investi 4000 e buona. È comunque un mago. Il mago più forte. Forse avresti dovuto schierarli più vicino. Ma se li schiero più vicino non c'ho poi vantaggio sul tiro. Li mettevo più vicino, mi caricavano subito. E il tiro poi non aveva range di... perdeva tutto il vantaggio del range. No, comunque erano più di noi, quindi farsi caricare così pesantemente non era manco tanto saggio. Allora, comunque li ho indeboliti, ora vediamo. No, comunque sono di più. Vai, Marina, listen! Spearman!
facciamo una cosa. Vabbè, loro arriva. Vabbè, loro. Lui arriva fra tot. Allora, c'hanno un flanker, due flanker soltanto. E Lord su. Vabbè, io lo chiamo Lord Succhiasangue perché si rigenera, no? Sicuro una continuazione. Ragazzi, siate felici con me. Io in realtà stamattina volevo streamare Forbidden West. Loggo nel gioco e scopro che il file di salvataggio è corrotto e io ho perso le mie 18 ore di gameplay su Forbidden West, quindi siate contenti. E devo ricominciare tutto da capo. Che bello, no? I salvataggi corrotti. Bella cosa. Allora, tu vienitene qui. Che io ho tempo da perdere, sapete? Quindi non me ne frega un cazzo se ho perso 18 ore su Forbidden West così. Eh beh, ovviamente. Ciao Andrea, buona domenica. Stai giocando quello che ti assomiglia. A me ricorda un personaggio di Harry Potter, sto tizio. Se somiglia a questo, non è proprio il massimo, con tutto il rispetto, però. Quante. No, bestemmie nessuna, però. Sai cosa finisce? Finisce che per conto mio mi metto a giocare ad altro. Io ho anche l'Eyes of P da recuperare. Mi metto a giocare all'Eyes of P e praticamente quel gioco che ho comprato ci ho buttato soldi perché chissà quando poi lo riprenderò a giocare. Un po' come mi è successo con Persona 5 Royal, che lo tengo lì parcheggiato. Ci feci una quindicina di ore, persi. No, forse anche più di 15 ore. Persi il file di salvataggio che era stato corrotto e poi non l'ho ricominciato più Persona 5 Royal. Però intanto 40 sacchi li ho spesi per il gioco. Allora. Sì, sono l'appressore per il gioco, ma che me frega? Cioè, io devo sopravvivere. Io devo pensare a non pigli ammazzate. Cioè, non ha senso che in un'imboscata inizia con l'esercito che è praticamente già schierato vicino al punto di estrazione, al punto di evacuazione, come caspita si chiama. Quella è la cosa che non ha senso. No, i cagnacci sul fianco me li devo tenere sotto controllo. Subito sui pipistrelli. Vabbè, due raffi che sono andati. Ok. Andate sul Lord. Dove stanno i cani? Stanno accompagnati anche da due delle Cricket. Ah, questi hanno 20-30 di velocità che. Ok, dai, ha tirato. Sì, vabbè, l'artiglieria micidiale proprio. Bellissima l'artiglieria. Bellissima proprio artiglieria. Un amico con la pala. No, non li fare entrare. Allora, tu hai bisogno un attimo di rischierarti qui. Wow, quanti cazzo sono. E devi dare una mano a lui, sperando che lui regga, però non reggerà mai. Sì, infatti tu spara qui perché lui sta per cedere. Sparate un attimo qua, lui è molto più solido. My order stand. Morta! Altra gente.
La mamma degli scemi è sempre incinta, no? Bello è il mortaio. Incredibile, ma vero, mi sto emozionando. Il mortaio che va di precisione. Questo è entrato. Cazzarola. E invece di buttarti qui, perché ti sei buttato qui, brutto stronzo? Mi sta per cedere. Doppio fuoco di copertura. Devo scalare lì qua. No, che stanno entrando, sono tantissimi. No lingering. Prosperous ready, troppi. General. Lui sta tankando da Dio, però poi non è che può coprire chissà quanti spazi. Mortar! Pick your targets. Missiles at the ready. We are Sigma's heirs. Lui che è quello lì più costoso sta tankando uno schifo, mentre loro sono molto più solidi. Quindi questo sicuramente non lo recluto mai, cioè. Stanno tankando molto meglio loro, sono solidissimi e sono un'unità più cheap. Ah, aspetta, perché c'ha l'attacco in formazione utilizzato. Ah, ecco perché tankava. L'attacco in formazione come le truppe del Kadai. Abbiamo un'abilità manco a pagarla. Sono entrati. Cazzo. Go! Sigma calls! Cannons, fire! Uno qui, mamma mia! Allora tu abbandona l'artiglieria. Via. Questo dovevo togliergli l'attacco in formazione. Allora tu vieni qui. Prova ad ammazzare lui che si rigenera in continuazione. Vabbè, io dove vado su un circondo. No. Yes, quickly. Ah, ci sono molti. Tu sei ritornato. Prova a dare una mano. Anzi, vieni a dare una mano qui. Guarda che se lo ammazzi, questi si disintegrano abbastanza. Vabbè, il reggimento della fama. Non è che riesce a colpire lui, che è una bella cosa. Artillery units ready! Se tu arriverai dopodomani, non è che riesco a rientrare sul mortaio, visto che mi stanno inseguendo come dei beoti. E lui se ne rimette sul mortaio. Uccidilo. Dai, sono 800 di vita. Cioè, solo un colpo e lo ammazzo. Ok, mi sta lasciando. Vai. Spara. No, ha fatto la finta. Cioè, sei uno stronzo, però. Abbiamo vinto. No, la difficoltà è stata lui perché non gli ho tolto l'attacco in formazione. Ah, questo c'era. Praticamente era un problema con le unità del Katai. Che praticamente l'attacco in formazione che cosa fa? E ce l'hanno solitamente le truppe del Katai. Praticamente è un'abilità che obbliga le unità di fanteria a rimanere in posizione, a contenere. Cioè loro non è che aggrediscono il nemico, contengono soltanto. Allora, quando c'è quell'unità attiva, la gente si lamentava all'inizio che era uscito Warhammer 3 che le unità del Katai di fanteria facevano schifo. In realtà non è che facevano schifo, dovevi disattivare l'attacco in formazione, perché se disattivavi l'attacco in formazione vedevi che le unità di fanteria del Katai facevano un culo così. E io non ho visto che questo c'aveva l'attacco in formazione ed è per questo che ha ceduto, perché non è normale che lui, che ha un'unità più costosa, tankava meno di queste tre unità che sono super economiche. Però hanno tankato veramente da Dio, hanno fatto anche tante uccisioni, quindi va bene così, no? Occupiamo. Vabbè, lo start l'ho capito. Posto. 10% bonus alla resistenza. E questo se la prende Directly. Borgio. Però tieni conto, Borgio, prenditi la resistenza, vai. Allora, abbiamo sta fanteria, baffiamola. Livello 1. Disponibile a grado 5. Vai. Who calls? Tu ora fai la salvaguardia. Yes, my lord.
Tu vuoi fare il tracciatore? Vabbè, inizia a fare il tracciatore te. Allora. How should we proceed? Nando Martellone. Dove sta Nando Martellone? Chi è Nando Martellone? Qualcuno ha visto Nando? C'è veramente Nando qui? Nando Martellone. Facciamo reintegro soldi. Crescita, crescita, crescita. Minchia, un edificio di crescita 1100. Beh, dammi l'edificio di crescita. Perché a Campo Grotta qua chiudiamo la provincia. Era di ieri Nando Martellone. Ah, ok, era di ieri. What? Facciamo. Possiamo fare qualcosa? Niente, no? Lui già chiede trattato di pace che non avrà. Stiamo giocando con gli italiani, ragazzi, non siete contenti? Finalmente. E udite, udite, oggi inizia anche la nuova serie, quindi la campagna di Logir inizia. Giochiamo, portiamo un po' gli elfi oscuri sul canale. Scarban. Ma cos'è Scarban? Scarbrand? No, ma quella è la live di stasera. Quella è la live editoriale di stasera. Vabbè, tanto qua non ci arrivo, quindi tanto vale stare qui a reintegrare. Allora, sicuramente Potenzio Ebino. Due unità a turno. Ah boh, fanteria e tiro, per forza. No, è la campagna che inizia, oh, la serie. È la serie di Logir. Oggi c'è l'episodio di Logir. Che poi in realtà è il secondo episodio, perché... Allora, io feci la live di Logir. Siccome non mi andava di buttare quella campagna... Siccome non mi andava di buttare quella campagna, ho usato quella live come primo episodio e quindi oggi il primo episodio sarà il seguito di quella live. Quindi chi si vuole andare a recuperare proprio tutto dall'inizio, si deve andare a recuperare quella live. Sì. Ci sono settimana pro, cioè settimana dovrebbe uscire il trailer, ci sarà il trailer del prossimo DLC. Almeno il trailer, poi si vedrà. Questa c'ha poco attacco corpo a corpo, gli udiamo subito. Vai. Slam! Danilo, ti eri rotto il cazzo di come si chiama, di Costaltin. Effettivamente una serie che dura quasi un mese è un po' lunghina. Secondo me una serie, una ventina di episodi può anche andare bene, senza esagerare troppo. 20 episodi a serie può anche andare bene. Anche se io resto dell'idea che il formato migliore per Total War sono le live. Le serie di Total War non vanno tanto bene. Cioè... Io vorrei portarvi altri giochi in serie, cioè sinceramente, però non ve li filate mai, cioè mi seguite soltanto per Total War. Cioè potete portare anche versi City Build, mo vediamo, perché comunque esce Manon Lord, esce No Time for the No Rest for the Wicked. Però non penso che No Rest for the Wicked faccio la serie. Faccio più che altro la serie di Manon Lord al limite, se è bello. Non è un gioco che si abbina bene per gli episodi. Il fatto è che non faccio la serie perché altrimenti non so che c'è, cioè il canale non ha contenuti. Non posso fare soltanto le live, cioè un canale non può vivere solo di live, soprattutto.
Ma soprattutto se non ci sono abbonamenti e donazioni, non posso andare avanti soltanto dire con le live, cioè non ha senso come cosa. Non riesco a monetizzare, cioè. Fai una live dove giochiamo noi con sondaggio. Doom stack cani. Ma il sondaggio non so neanche come si fa il sondaggio qui. Abbiamo una sessione. Ah no, ecco qua, abbiamo un sondaggio. Allora. Durante la battaglia. Allora, via sondaggio. Ragazzi, un sondaggio proprio di alto livello culturale, proprio. Cioè, che cazzo? Vabbè, era per provarlo, cioè. Ciao, Franci. Che discorso sta? Ah, ma tu sei l'impiccione del gruppo, vuoi sapere tutta cosa? Che discorso? No, niente, stavo facendo un po', cercando di capire come funzionano i sondaggi qua su YouTube. Ready for war. Può essere divertente. Prima c'erano i sondaggi, cioè. Un tempo, ai tempi di Twitch. Vabbè, ma non è un sondaggio vero, che buttate a fare? Cioè. Go! Facevo il sondaggio che piace la live, cioè. Yes, my lord. I cani e i pipistrelli decidono di rimanere lì. Vabbè. Pace loro. No, questi li devo togliere. Sì, sono arrivati i rinforzi. Sto sfigato, arrivato. Eccolo qua. Quando arrivi è sempre tardi. Tipo l'elezione di Putin. Vabbè, questo però non è un bella similitudine che hai fatto, Red. Cioè, non... Non è che il mio canale è come il governo russo. Attenzione. Ready, General! Ready for war! Crossbows ready, General! Sigma, guide our fire! Ready! Weapons at the ready! The Empire endures! Vedi come regge meglio con la modalità disattivata. Sei arrivato, sono arrivato in tempo, avete visto? Guarda, sono quasi per morire loro. Non ce ne stanno più. Non è alto il volume del gioco, raga. E ditemi voi, ragazzi, per quanto riguarda il volume. Sì, ma lo so che non ci sono guide in italiano. Le ho sempre fatte io, le guide in italiano. Sto canale è andato avanti così, con il learning di Total War. E andava abbastanza bene, si stava crescendo bene, poi Warhammer 3 si è rivelato essere un pacco e c'è stato il crollo. E io ho lasciato, ho ripreso, e adesso faccio tira e molla. Dipende da quello che c'ho da fare in real life, cioè se trovo di nuovo lavoro prendo, lascio, cioè non è che... Ciao Peppe. Molto meglio. Vabbè, non è che ci vuole molto, Red. Non è un...
Ti assicuro, non è che ci vuole molto, per niente proprio. Questi regolano subito i balestrieri. Il carbonaio, armatura più 5. Allora, questo... Vabbè, facciamo questo. Tu fai mantenimento esercito. Vabbè, questo è... Vabbè, dammi il nocce di terra. Ma sai che tu non servi più a un cazzo, bro. Braganza Marcelli. Che cazzo di nome è Marcelli? Braganza Marcelli non serve più a niente. Lui che mi pialla è Bino? Sì, può darsi. Mi pialla è Bino. Abbiamo problemi di controllo notevolissimi. Quindi qua potremmo anche fare un edificio di controllo, già che ci siamo. Così produciamo anche il vinello buono. Il siamo in Italia. Questi sono grandi produttori di tavernello, porca miseria. Tavernello con la pala. Il tavernello qua è... si porta tantissimo. Questo vuole la pace ma non l'avrà. Perché? Allora, vediamo questa provincia che ha. Poi lui ha anche Trantio. Chi è Trantio? Loro sono la fazione di Trantio. Fazione di Trantio che io inculerò a sangue. The Great Mills. Ma dove sta Scarogna? Scarogna dovrebbe stare qui. Skaven Blight, eccola qua. Quindi in realtà noi dovremmo andare contro gli Skaven. Cioè, in teoria da lore il nostro obiettivo sarebbe quello là di andare contro Scarogna, cioè di riprendere Skaven Blight sarebbe Scarogna, quindi di eliminare Ikit. E Ikit sta qua. Noi per assurdo è meglio attaccarlo quanto prima possibile, perché poi se sblocca le squadre arma inizia a diventare un problema, quindi prima lo attacchiamo meglio è. Ho visione di Ikit, so che c'è, è grado di forza 67, quindi è meglio di dare per il momento. C'è sta Torek qua vicino. Sta qua Torek. Ha preso il posto di Belegar nel vecchio mondo. Il gran tavernello. Il tavernello è eccezionale. Allora, io faccio un altro bel sondaggio. Vince il sì. Cioè, c'è uno che ha votato no. Niente, quindi non c'è stata l'elezione unanime. Peccato. Iniziamo un altro sondaggio proprio di alto livello. E a dire. Allora. Allora, let's go. Inviamo il sondaggio. Vi piace il tavernello tileano? Questo è un sondaggio proprio da persone serie e mature. Eccolo qua. How should we proceed? Tutti alcolizzati, poi figurati. E non lo so se fare la pace con loro e andare contro Ikit. Io non me lo voglio, anche se mi conviene lasciarlo Ikit, non me lo voglio lasciare Ikit. Voglio prima essere super strong e poi ci vado. Che bello il tavernello, eh. Solo a te, vabbè, piace a tutti quanti. Ah, effettivamente c'è chi sta votando di no con il tavernello. Ok, c'è chi effettivamente a chi non piace il tavernello. Ok, vabbè, ci sta, come cosa. Il tavernello è comunque... il vino di qualità più elevato che abbiamo in Italia. Cioè, quindi le persone che votano di no sono persone che non capiscono niente di vino. Cioè, ovviamente scherzo, tavernello è un cartonato. No, è un po' di acqua colorata. Io preferisco il latte di mammut nella Norsca. Vabbè, ma tu sei cresciuto lì, hai origini lì. Allora, abbiamo riportato di un edge guida, di un mago, che opera in un'area. Sembra che sta tenendo se stesso, il keeping mantiene se stesso, e... ancora si sa, ha bisogno di aiuto della popolazione locale...
perché ci sono problemi tutti i giorni, insomma. Lui potrebbe essere utile, un assetto, cioè una base per il no per le nostre truppe. Potrebbe essere utile stabilire una base per le nostre truppe, ma i territori del nord, fanno esecuzioni a questi untrained mages, a questi maghi, per paura di loro, che loro, insomma, spaventano, creano terrore. Cosa dovremmo fare? Manda un templare oppure reclutalo. No, io direi di reclutarlo questo mago. Vai, dammi il mago grigio, Gandalf il grigio abbiamo. Gandalf, Alonso Baldo, tipico nome da grande mago. Abbiamo anche corruzione caos indiviso, più 10 per 2 turni. Dove sta questo mago? Alonso, dove sei? Eccoti qua. Quindi sei un mago grigio e quindi sei un mago dell'ombra. Perché non c'è scritto che sei un mago dell'ombra? Pozzo delle ombre. Vabbè. Ok, allora. Se io vado in marcia forzata, qua non ci passo proprio, eh. Ah, non c'è modo. Vabbè, famo così. Mettiamoci qui. A me il tavernello non piace. Tu non capisci niente di vino, Danilo. Mi hai deluso però. Mi hai proprio deluso. I am here. I am Yes. here. Who Ok. E calls? inseriamo anche il nostro Summon mago da 4 arcane soldi. artifacts. Allora, costui ci serve o non ci serve? Non ci servi più. Per il I will momento, marshal mio the caro, band. te ne vai a fare nel. The Empire. Via di qui, ecco, cercando di non essere troppo volgari. Qua abbiamo comunque meno 2. Mamma mia, ma perché tutto sto. Vabbè, perché c'è stabilità. C'è Yes. troppa stabilità. Oh, accordo commerciale con Trantio. Ma Trantio, io ti voglio piallare, mio caro Trantio. Cioè, non arriverà il nostro Borgio. Borgio che distruggerà tutto. Allora, no, voglio fare un sondaggio serio. Allora, questo è il prossimo. Nelle vostre mani. Qua intanto c'è un calo di connessione. Poi adesso si riprende. Ok. La live che è crashata e adesso è ritornata. Non ci fate caso, ogni tanto capita. Mi dica Vodafone. E spostiamoci qua. Ci sono vini che stendono chiunque, tipo quelli di 13,5 di volume. Lo The so. Empire! E 13,5 è un vino abbastanza impegnativo, porca miseria. Such a thing is No, ti impossible. prego, fai vincere il no. Ti prego, fai vincere il no. No, no, votate no, ragazzi. Non voglio andare contro Ivita. Perché ho fatto sto cazzo di sondaggio? Cioè, volete vedere la mia campagna finire subito, in altre parole. Venticinque virgola cinque, che cazzo di vino è? Scusa, Dani. 25,5. Mai visto un vino del genere? 13,5, sì, anche 14, ma You 25 can't che è? È bear in alcol, arms. non è Is it vino. war? 25 gradi il vino? Ma che cazzo è? Io vedo che Norsk a nord potrebbe essere un problema, no? Andiamo contro Igit. L'inculatura è andare contro Igit. Vi prego, ragazzi, votate no. Pensateci bene prima di mandarmi al suicidio. Tanto questo ha reclutato con la pala, ma saranno tutti quanti scheletri e zombie. Andiamo a prendere via Danza. Ma ci credo, grazie al cazzo, 25 gradi.
Anche in super alcolico. No, vabbè, super alcolico è più alto. Però, voglio dire, cioè 25 gradi. Cioè, già un vino di 13 e mezzo, 14 è impegnativo, molto impegnativo. A 25 gradi ti stende. Anche perché poi è vino, è comunque corposo come cosa, cioè non è il super alcolico che prendi, scende e via, è corposo il vino, cioè il vino non è fatto per avere un alto, per essere così forte. Ma il vino non è... ho capito, però 25 gradi diventa alcol, porca miseria. Cioè, raga, ci stanno linguori che non arrivano a 25 gradi. Cioè, ma che cazzo è? Cazzo di vino... Insomma, che cazzo di vini c'avete, Dani? Dani, ma di dove sei che fanno sti vini così... fuori luogo? Ah, sei toscano. Ma e si seppe che era toscano. Ma i rinforzi quanti sono? Vabbè, sono quattro gatti, però ci dobbiamo comunque schierare. Vai, Marina, listen! Ah, sei pugliese? Non sapevo che i pugliese, io li conosco, sono bravissimi con i taralli. Buonissimi. I taralli pugliesi, è uno spettacolo. Ma spostiamoci un attimo, mettiamoci qua, dai. Perché tanto loro partono lontanissimi. Sono al sud, Sicilia, Puglia, primitivo. No, qua il vino 25. Ah, è in Toscana. No, ma lo so perché li ho provati abbastanza i vini. Cioè, per questo dico, mi sembra strano. Cioè. L'amaro lucano della mia dea. Gli amari io non sono un grande amante degli amari. A volte dopo pranzi o cene molto, molto, come dire, abbondanti. Però non sono tipo d'amaro io. Li fate in tanti modi. Ah, quindi i vini li chiamate tarallini. Vabbè. Ho dei bei ricordi con delle amiche pugliesi che, insomma, no, penso che le pugliesi siano le donne più emancipate del sud. Mazza che sozza. Ragazzi, ma state veramente facendo? Non volete venirci ad attaccare? Effettivamente abbiamo attaccato noi, quindi avete bisogno di essere stimolati. No, i tarallini sono i taralli. Ah, ecco, mi sembrava stavano chiamati i vini tarallini. Non ho capito bene. Nel senso che... No. Che almeno... Avendo provato quelle del sud, diciamo... Tra quelle del sud, secondo me, sono quelle più aperte a nuove esperienze, ecco, diciamo così, mediamente. Anche provato quelle del nord, ma no, le pugliesi sono veramente tra le più aperte, ecco. Donne emancipate. Facciamo una tier list delle regioni. Allora, secondo me le donne migliori d'Italia sono le romane. Proprio come sono le... Perché sono estremamente socievoli, sono solari, sono simpatiche. Per me le romane sono le migliori. Però quelle lì proprio sporche. Cioè le pugliesi sono veramente forse un po' troppo aperte, diciamo. Almeno per quelle che ho conosciuto io. Non è che non sono mai stato in Puglia. Non è che ho avuto modo di, come dire, confrontarmi con un alto numero di donne pugliesi. Quindi non posso dirlo con certezza. Però quelle che ho conosciuto io, porca miseria. Sì, vabbè, ma dipende da zona a zona, cioè... Sicuramente, ma mediamente comunque al nord sono più aperte di quelle del sud. Sono le pugliesi che fanno eccezione. Cioè... Fanno molta eccezione, cioè...
qua sto fianco destro. Sto fianco sinistro non mi piace. Preparatevi perché di battaglie con eserciti così numerosi ne vedrete tante in questa mondo, perché andando avanti l'IA ti manda contro stack che non finiscono mai. Ragazzi, lo sparate questo pipistrello? Esatto, questo pipì. Quindi questo non è nulla. Marco, che ne sai? Ma io sinceramente non so poi, io per quello che ho visto nell'ambiente toscano, a me sembra che almeno le toscane sembrano abbastanza normali. Che vanno con i magrebini, non mi risulta. Ma le ragazze del sud, quando vanno al nord, sono molto più sciolte perché non si sentono giudicate. Quindi magari se stai al sud ti fanno buttare il sangue per un mese, poi se vanno al nord, stanno fuori, non si sentono giudicate e la danno subito. Ah, la Toscana non è nord. E insomma, più o meno centro, centro nord. Ma questi do cazzo. Guardate ragazzi, e qua non ci stanno nemici, dovete attaccare qua. Vabbè, lasciamo stare. Mamma mia, che schifo. Oh, ma voi vi state però distaccando un po' troppo. Allora, Gandalf il grigio, e tu non puoi far niente se sono un mago, quindi date una mano qua sul fianco sinistro, sparate, lei lo spara, va. Tu spari qui al centro, tu ti dovresti schierare un po' meglio, però tu vai ad attaccare lui e facci pure lì ad attaccare lui. For Eldenhammer! Anche se siamo tiliani, comunque combattiamo per il martello del Warhammer, perché siamo amici di Carlone, cioè qua Tilea si porta tanto, Carlo Francesco, ma tutti quanti fanno Sigmar, ma non siamo Sigmariti, però vabbè. Chissà, c'è un attimo di confusione nelle truppe di Leane, stanno, vabbè, ma loro giocano, fanno finta di essere imperiali, fanno finta di essere Sigmariti, ma non è così. Mago, cerca di livellare in fretta perché ho bisogno del pozzo delle anime. Quindi vedi, sto magaccio che ci segue in continuazione. A Borgio, però tu stai pieno di oggetti, sei livello 5 a sta piglia da lui. Dal ghoul delle cripte, non ti vergogni. No, lui è un necrark, mi sembra. Crossbows ready, general! Show us the foe! Missiles ready! Beh, però direi che stiamo reggendo bene. Ma tu stai a piglia troppe mazzate, vattene via. Cioè, non stai a piglia più. Oh, artiglieri, che cazzo stai a fare? Colpisci i nemici, non colpire noi. Cioè, questo fuoco amico non mi piace. Allora, sta a vincere Igit, porca miseria. Andrà al suicidio contro Igit. Vabbè, ma questo mena tutti quanti. Sta vincendo anche contro di lei, è di livello 1. Allora, o è lui che è troppo forte o sono i miei personaggi che sono una schifezza. Come l'Italia da Germania. Ah, ecco, perfetto. Ottima similitudine, ci sta. Il mortaio 92 uccisioni, ci stanno 3000 vampiri, fa 92 uccisioni. Che è pochissimo, spoiler. Ragazzi, io vi consiglio di finirla questa battaglia, perché iniziamo a perdere, a consumare un bel po' di munizioni. Quindi perché tu non fai nulla, scusa, combatti su queste cose? Che assenteismo dal lavoro, smetti di combattere sul campo di battaglia. Vabbè, lui lasciamolo perdere, ignoriamolo perché non lo si uccide, quindi
Dai che stanno vacillando. Mi sono anche finiti i 20 di magia. No, però che soddisfazione avere una fanteria che regge così bene. Ci sta, approved, approved. Come dicono i Lionfield, approved, not approved. The Empire endures. E l'artiglieria, prova alla volta a sparare. Fa anche fuoco amico all'artiglieria. Vabbè, si sta riprendendo il mortaio, però. Dai, ha 179 uccisioni. Sono comunque poche, però. C'è comprensione per un'unità così mediocre. Ma questo quante mazzate prima. Fa schifo proprio, Borgio. Borgio, ma fai schifo. Borgio, dai, questo cavallo. Guarda lei che è 10.000 volte meglio di te. Sei veramente una ciofeca, Borgio. Borgio, fai una cosa. Vai contro il mago di livello 1. Cioè, se perdi anche contro di lui, ti devi proprio cancellare. Premi Alt F4 e ti cancelli. Dai ragazzi, zitti zitti, ce la stiamo facendo. Vai Borgio. Fai qualcosa Borgio. Ecco, bravo, menalo. Vabbè, minchia, crossbowmen 200 uccisioni ciascuno. Questi sono crossbowmen. Minchia, che efficienza. Cazzarola. Ovviamente hanno un po' troppe munizioni rispetto a... al loro livello. Hanno veramente troppe munizioni, quindi riescono a fare un botto di danno. Tu vai a dare una mano a Borgio, che non ce la fa. Borgio prende la 104 in Italia. Quando al sud barra Africa costruivano forti acquedotti sopra il Po, sopra il Po vivevano nelle grotte. Ma The Empire endures. Diciamo che di passi in avanti allora ne hanno fatti molti di più di quelli del sud, a quanto pare. C'è da apprezzare come cosa. Tu smetti di sparare che hai fatto il stop. Stop. Spot is the target. At speed. Ah, vediamo se lo si riesce a uccidere sto coso. Swordsman. Yes, my lord. Take the ground. Che finisce che ammazziamo adesso. Ah, raga, questo è mortale. Crossbowman. Yes, sir. È assetato di sangue. At speed. Ma io gli ho detto di stare fermo a questo. Fermo. Cioè ragazzi, ma se questo è un lord di livello 1 e noi incontriamo per caso Vlad. Oh, non muore. Cioè Vlad che cosa fa se questo qui è un necrarca di livello 1? Ah, in realtà le F non sono due, ma sono tre. Take position. Take the ground. Moving now. Quick march. Ah, Francesco, di dove sei? Yes. Take position. Formation. March. To battle. Yes, quickly. Quick march. Moving now. Ok. Crossbowman. Padova, ah, sei veneto, ti piace lo spritz. Se vado, è bello, è bello. Sono stato a Padova un sacco di volte. Il palazzo di Roccabonè. Voi andate a rubare per vivere, non parlare del plurale.
voi, non noi. Io non rubo per vivere. Ah, ma ecco perché non si disintegrano. Ci stanno anche questi. E ora questo spiega tutto. E chi cazzo li aveva visti, sti stronzi? Maledetti cagnacci, mi hanno ferito i crossbowmen. Vabbè, dai. Se stavano là in fondo, chi cazzo li aveva visti? Vedi, siamo una bama di... Quindi praticamente è una community degenerata. Vabbè, lo sapevo già comunque. Perché bere è un... Bere è un qualcosa di degenerato da fare. Siete dei degenerati. Voi bevete perché altrimenti non ce la fate con le donne, siete deboli, siete uomini beta. Comunque avete detto sì, devi andare contro Ikit. Io però del sondaggio me ne futto e non vado contro Ikit perché non mi conviene. Ciao Claudio, ci vediamo alla Homer Simpson. È Total War che porta all'alcolismo, ma io lo gioco molto più di voi e non sono alcolizzato. Quindi o sono l'eccezione che fa la regola, oppure il gioco non porta all'alcolismo come dice. Mettiamoci d'accordo, raga. Chi è questo? Un reggimento della fa. Rodrigo, marching through the land. Rodrigo with his honest hand. Vabbè. Mitico. Yes, General. Sei astemio? No, però non sono un alcolizzato. Controllo più uno nella provincia locale. La passiva che dà disciplina difesa corpo a corpo a tutti quanti. Ma potenzia tutto. No, però voglio potenziare questo. E poi voglio potenziare il tiro, che mi dà potenza di tiro netta. Vai, potenziamo questi balestrieri. Yes. Archibugi, cos'è la sfera di Mirmidia? Da attacchi magici ad aria, potenziamento ad aria. Dice su tutti gli alleati nelle vicinanze. Vai, mi piace gli attacchi magici ad aria. Let's go. E il mago grigio e triste ti fa il pendolo dell'ombra. Ma abbiamo preso un sacco di mazzate, porca miseria. Allora, fai un sondaggio. Ah, così, vabbè, non è che i sondaggi ci... Allora, avvia un sondaggio. Aggiungi opzione. Allora, sondaggio di alto livello. Allora, chi preferite? Ok, sondaggio di alto livello, ragazzi. Chi preferite, le bionde o le more? Ok, per tenere alto il livello culturale della live. La bionda 100%. Purtroppo non mi faceva inserire le rosse, che proprio immagino che avrebbero vinto le rosse. L'oro è dell'accumulo di oro da parte dei paesi BRICS. Ma che cazzo... Ma perché all'improvviso ste cose, Andrea? How should we proceed? Ma che cazzo? Perché queste cose? Mio Dio. Non siamo pronti. Un po' di controllo. Più controllo e più vino prodotti. Vai col vinello. Andiamo di vino, voglio i soldi, voglio. Controllo può aspettare.
Attento che bruciano fa. Attento che bruciano facili quelle. Oh, le rune. Vabbè. La rossa è un alto livello per quanto mi riguarda. Il nostro sistema di tassazione funziona nel seguendo modo: le regioni più ricche del nord pagano più tasse perché le regioni del sud sono più povere e non possono permetterselo. E non è proprio così. Si paga più tasse perché il tenore di vita è più alto. Quello è il punto. Anche quando vengono dati i fondi, il governo dà i fondi. Il governo distribuisce i fondi più al nord che al sud perché al nord c'è un tenore di vita più alto. E questo è quello che non vuole capire quella testa di cazzo di come si chiama, quella sottospecie di presidente della campagna. Sto giocando nani e dopo gli orchi non reintegra. Ma veramente i nani non reintegrano? Ma dai! Chi l'avrebbe mai detto che i nani non reintegrano? Che problema abnorme! Io sono di destra e quindi ti dico io. Vabbè, ci ha pensato lui a dichiararmi guerra. Quindi perfetto, doveva finire così, ragazzi. Avete vinto voi. Ci ha pensato lui a dichiararmi guerra. L'ho preso nel culo. Sono stato inculato dal destino. Niente. Ciò che avete deciso nel sondaggio è legge. Oh, subito proprio, Pac. Guarda, stai per vincere la guerra contro i vampiri? Ikit arriva e ti distrugge con i suoi scorticatori. Nonché anche squadre arma, cioè non ci sono soltanto scorticatori, anche squadre arma. Ikit è un subscriber, peccato che il suo abbonamento non lo vedo. No, allora io ti dico la verità. Allora, io in realtà non è che non ho abbonati. Ci sono gli abbonati. Allora, e ne approfitto per ringraziare gli abbonati, che sono due. Dove stanno? Cioè, però non li trovo gli abbonati. Che sono due, che sono... Non si vedono gli abbonati. Come si vedono gli abbonati? Pensate, ne ho così pochi di abbonati che non so neanche come si vedono. Cioè, è una cosa tristissima. Non vedo gli abbonati. Vabbè, niente, non so vedere gli abbonati, raga, pazienza. Comunque non è un comunque fra i miei due abbonati non c'è Ikit, quindi non può essere un mio subscriber. No, non posso attaccare per... Ah no, è vero, devo attaccare lui. Let us move. Poi noto che anche qui, in termini di reintegro, pure Statilea non è che mi sta tanto bene. No, vabbè, non penso che abbia squadre arma, Ikit. Siamo al turno 9. Ma nemmeno formaggiando a 300.000 km all'ora si riesce a fare una cosa del genere. Immagino che lui tra poco mi arrivi in capitale, quindi occhio. Infatti una volta presa Urbimo prendiamo, salpiamo e andiamo direttamente a Miragliano, perché non possiamo continuare così. Altrimenti via terra ci mettiamo troppo tempo. Allora, lui si salva in realtà. Vabbè, io questi qua li volevo piallare proprio pesantemente, li volevo proprio applicare la mia massa pesante. Gli volevo fare tanto tanto male. Però arrivato a questo punto, vendiamogli un po' del nostro tavernello putrefatto, così magari moriranno di avvelenati. E queste fazioni, adesso ci facciamo l'accordo commerciale, un domani saranno distrutte dalla potenza di Borgio e delle sue truppe tileane. Diciamo che il Voltacalbane è un tipico tratto italiano. Qualcuno che è una cosa che è successa tipo un'ottantina di anni fa. Quindi sappiamo bene di chi stiamo parlando. Esattamente. Quindi noi prima ti diamo l'accordo commerciale e poi quando ci conviene ti attacchiamo alle spalle. Siamo tileani, siamo italiani. Quindi è una cosa che il buon Benito ci ha insegnato come si fa.
Lui è Borgio. Borgio de' Medici, per rimanere in temi toscani. I medici e i pazzi. Ezio Auditore da Firenze. Poi ci sta anche Ezio Auditore in mezzo ai medici e ai pazzi. Chi cambia opinione e idee secondo le convenienze. Esattamente. Noi gli diamo l'accordo commerciale perché adesso ci conviene. Quando non ci conviene più, gli vendiamo e gli dichiariamo guerra. Quindi siamo anche vigliacchi, forse, no. Con molta cabana. Non è una bella cosa. C'è un pezzo di merda, praticamente. Siamo il rifiuto dell'umanità, ma siamo tileani. Cioè, non è che... Tilea funziona così, ragazzi. È roba nostrana. Volta casacca. Ah, si dice anche volta casacca. Sì, ci sta come volta casacca, che è la divisa, quindi ci sta. Ma sto sondaggio... Ma chi ha vinto poi? Le bionde rispetto alle more? Ecco perché poi uscite soltanto con le more e ve le sposate pure. Chi si sposa oggi? No, chi si sposa oggigiorno è un folle. Con tutto il rispetto, però, è un folle. Conoscete gente sposata, ragazzi? Immagino di sì. Brutta cosa. Fate una bella cosa, ragazzi. Dite anche voi no al matrimonio e salvate le vostre vite. Facciamo così e così. Allora. Borgio. Vai Borgio. Secondo me Swide è anche più scarso di qualcun altro. Nel dubbio. Vabbè, grazie. Cioè, almeno quello. Almeno so di avere una community di etero. Su quello sono estremamente orgoglioso. Per come vanno oggi le cose, sono orgoglioso di avere una community di etero. Non vedo il senso di sposarsi nel 2024. Infatti non c'è. Oddio, dipende. Se uno va d'accordo con una, mette nero su bianco e via. Tanto alla fine il matrimonio è un contratto. Che potenzia tutto con gli attacchi magici. Danni penetranti d'arma solo più 5. Un po' poco, cioè. Però dagli attacchi magici. Ma funziona solo per i corpo a corpo. O anche per la distanza. Uè, cagnaccio, che fai? Acchiappa sto cane, che se non mi scappa. Sigma ridi. Mi ha inculato. Mi incula. Sì, mi incula. L'ho visto pure sto non è che è una grande perdita sto mortaio, però mi dà fastidio perderlo per via del cane. Il mortaio è un odio viscerale io per i cani. Ragazzi, ma voi state sparando le vostre inutili frecce pure? No, vabbè, non viene, non penso venga smantellato il mortaio. Lui non so che cosa sta. Economicamente non viene anche il livello di prestazione in convivenza. Di fatto è considerato come un master quando effettivamente più una cosa personale. Esattamente, cioè, nel senso che cioè vivere da soli è molto più economico, quello è il punto. Poi lascia stare che ci sono uomini
che non riescono a stare da soli. Questo è un altro discorso. Crossbows ready, General! State troops ready! Leaving! Crossbowman! Diciamo che ragionare in questo modo non è neanche la migliore delle cose, perché se tutti ragionassero così l'umanità si estinguerebbe, perché non si farebbero più figli. Però, cioè, i cani stanno vincendo corpo a corpo contro la mia milizia di Spearsman. Porca puttana, la stanno facendo a pezzi, hanno 97 uccisioni e 7000 danni fatti. Ragazzi, tutti quanti gli arcieri sui cani, l'unità più forte del gioco. Questi probabilmente vengono. Parecchia la solitudine può distruggere la vita, ma non è, dipende dalla solitudine in che senso. Cioè, non stiamo parlando del senso che torni a casa e stai da solo. Poi è chiaro che quando vivi da solo devi avere degli sfoghi, devi comunque avere degli amici, qualcuno con cui uscire, cioè un po' devi scopare, cioè, se poi veramente quando torni a casa, cioè sei single, cioè vivi da solo e non hai amici, non hai nessuna con cui uscire, e allora è chiaro che la impazzisci, è grazie al cazzo. Ma vedi che se hai vita sociale, cioè vivere da soli non è un problema, anzi è molto meglio. Ah, ma sei grande allora, Danilo? Io pensavo che eri ragazzo come me. Sei grande, conosci gente sposata, divorziata addirittura. Siamo arrivati a questo livello. Livello di... molto avviato. Classe topaiola. Ciao Giulio, buona domenica. Ma penso di essere abbastanza più giovane di te, da quello che mi dici. La cosa del divorzio, penso di essere parecchio più giovane di te. Comunque, i nostri balestieri hanno fatto una bella strage. Vedete loro, da quando io ho tolto l'attacco in formazione, come sono performanti. Oh, 172 uccisioni, sono migliori unità. Fino alla migliore unità. E si salvano, non vengono neanche smantellati. Abbiamo anche una maschera terrificante. Occupiamo. Classe 69. Cioè, Andrea sei il 69, figa. Wow. Direct me. Yes, General. Sei il 69, caspita. Non credevo. Perché non posso potenziarti? No, sei buggato, non posso potenziarlo. Bloccato dall'abilità Malici H1. Scusa, qual è la differenza da Malici? Vabbè. Facciamo questo. How should we proceed? Classe 80. Danilo è dell'80. Ma va, ti percula. Ehi, cazzo, ne posso sapere, cioè. Io so che comunque la community di Total War in Italia è abbastanza avanti con l'età, quindi non è un gioco che seguono anche i giovani, ma principalmente lo seguono dai... perché quella viene comunque dalla community storica, quindi mediamente si segue dai 25 ai 40, si segue. Sir? Si segue Total War. Your orders? Abbiamo due porti che ci danno soldi, sì, e tanti, e anche la crescita. Allora, qua andiamo con i big fucking money. Il controllo per il momento ci sta servendo parecchio, e non è male. Com'è questa mod? Rivoluzione del gameplay in positivo e sbilanciato e sbilanciata best. Allora, io per quello che vedo, le campagne sono molto più lente, bisogna fare le cose con molta più calma, non hai fretta di rushare e via. E vedo che l'intelligenza artificiale comunque ti manda contro un bel numero di eserciti, proprio tanti. Infatti ho visto anche altri streamer piccoli, ovviamente stranieri, perché figurati se in Italia c'è qualcuno in grado. Però comunque altri streamer che insomma fanno delle battaglie straordinarie con tanti eserciti, cioè la Marda dell'Apocalisse quando arriva Archeon, cioè manda contro fiotte e fiotte di unità.
No, dell'89 non penso sia il più giovane. Non sei più giovane di me, assolutamente no. E se tu del 97 potrebbe darsi, ma anche no, chissà. Ah, facciamo una cosa, toglietemi di mezzo. Yes, Graf. Io sono molto più giovane di quello che può sembrare. How should we proceed? Toglietemi di mezzo. No, veramente più giovane sono io. Vabbè, però tu non c'è. Ah, ma tu c'eri quando io ho detto quella cosa che feci a scuola? Cioè, vabbè, quella è bellissima. Perché chi ti insegna che col ferro si risolve qualsiasi cosa? Vabbè, sì, soprattutto se te lo puntano alla tempia. Quella è la risoluzione di tutti i problemi. È una buona panacea, diciamo. È un'ottima panacea. Peccato, peccato. Alla tempia è risoluzione automatica. Questa qua è una bella battuta. Complimenti, Francesco. Bella. Alla tempia è risoluzione automatica. Bella. L'importante è che ci sia il ferro. Vabbè, finalmente. Ecco, queste sono le community da uomini etero. Se eravate così e così, stavate parlando dei diritti sui generi. Che due palle. Sì, l'importante però che palle. It will be an honor. Due coglioni. Moving off. Sempre a parlare i generi. Vai, non ci stanno i diritti per gli etero, no? Vogliamo parlare un po' dei diritti degli etero per caso? Un po' di etero. Blocca il reclutamento dell'eroe mercenario capitano, del capitano mercenario. Io sto pensando di fare anche un secondo esercito, visto che dobbiamo andare contro i Kit Artiglio, perché sennò i Kit Artiglio ci mette nel culo. La cosa triste è che non ci sono decreti che mi aumentano la possibilità di reclutare più unità contemporaneamente, e non è una bella cosa. Ma questo dà crescita, non dà controllo. E che questo dà public order, ma dicevo io. Buongiorno, tempo di mod. E così pare, almeno così c'è scritto nel titolo della live. Quindi sì, è tempo di mod. Cioè, se modda. Siamo come Cyberpunk, ci moddiamo tutti. Siamo dei moderini. Allora, ritorna il nostro Braganza Marcelli. Un nome perché. Il Braganza Marcelli deve andare a reclutare tanta roba, perché poi dovremo affrontare i Kit Artiglio. Dobbiamo, in quanto tiliani, dobbiamo riconquistare la nostra Skaven Blight. Voglio sotto. Ma veramente vedi l'Isola dei Famosi? Io non sapevo neanche che era ripresa l'Isola dei Famosi. Yes, General. Chi conduce l'Isola dei Famosi? Ah, ok, perfetto. Capito. È uscita subito l'immagine di. Capito. E la conduce Vlad von Kaersen la conduce l'Isola dei Famosi. C'è Scroto. Ah, quindi. Allora, lui, per mantenere un minimo di decenza, lui in realtà è stato battezzato come Scroto. Però siccome non vuole sembrare ridicolo, si fa chiamare Scrot e ha tolto la O finale dal suo nome di battesimo. No, lo devo recuperare. Ci sono un sacco di serie che devo recuperare. Ma io non sono appassionato di serie. Infatti, ma ogni volta che conosco una tipa, appena mi dice che non è appassionato di Netflix, sì, wow, finalmente. Ho pianto tanto, addirittura. E magari fosse Vlad o Isabella. Ah, quindi per te, Giulio, tra Vlad e Isabella non c'è differenza. Attenzione, finalmente abbiamo trovato qualcuno che non è etero nella nostra community, raga. Sacco te, si piglia un po' di tutto, Giulio. Yes, my lord. Yes, my lord. To war.
Allora, siccome non riusciamo ad attaccarlo. If that's what the Emperor commands. What does the Emperor bid? By the comet! Praise Sigma! Sta una merda, serve l'integro. Sta l'integro a me. E qua integriamo anche da. Poi prendiamo tutto. Your orders? 13 finalmente, perché questo che fa l'ordine. E dobbiamo continuare a fare soldi. Big fucking money. Big fucking money. La cavalleria. Ma l'edificio per la cavalleria qual è? Fai vedere un attimo l'edificio per la cavalleria. Ehi, dice che abbiamo la cavalleria forte. Indossa sta tier 4 la cavalleria. Sì, vabbò. Ciao, antilarge la cavalleria, antilarge. Questa antifanteria. E questa è la fanteria con la grande, le grandi spade dell'impero. Però sono strane perché hanno tanta difesa corpo a corpo, ma poco attacco corpo a corpo. Ah, perché sono dei difensori. Ecco, sono dei difensori. Scusate. Questa unità eccelle nel bloccare il nemico nel corpo a corpo, dando tempo al resto dell'esercito per mettersi in posizione. Quindi fa danno, però è un difensore principalmente. Sì, è vero, è tanta roba Edge Runner. Quello molto bello è anche Arcane. Arcane però l'ho visto, quello sì, tanta roba. Arcane è bello però. Arcane sì, è eccezionale. E vabbè ragazzuoli, io direi di andare avanti. Vediamo mo si scaven che intenzioni hanno. Che poi sarà complicato. Infatti per la, ma la seconda sarà molto più, vedi che esce presto perché hanno già gli asset, penso. Quello Arcane è fatto a mano, però una volta che tu hai gli asset la seconda stagione la fai subito. Poi dipenderà un attimo da Riot cosa deciderà di fare. Io ho paura di questa battaglia, anche perché lui ha 90 di magia e io 20. Perché questa cosa? Questa è discriminazione. La cosa buona è che non hanno artiglieria, però hanno la bomba atomica di Ikit. Certo, quella che cincola tutte le truppe. Che bella, ha soltanto 11.000 danni. Saremo morti dopo questa battaglia. Ragazzi, è arrivato Putin a distruggere noi tileani. Questa qua è la nuke di Putin sganciata su Roma, su Tilea, sull'Italia. Distruggi Ikit, ma Danilo, ma di chi sta, che cosa ti permetti di dirmi? Come ti permetti di dirmi una cosa del genere, Danilo? Cioè, se tu sei un mio follower, come puoi dire distruggi Ikit in risoluzione automatica? Ma con che coraggio? Cioè, che cosa vi ho insegnato io? Cioè, voi state parlando con il master di Total War, non state parlando con la... Andate sugli altri canali se volete vedere la risoluzione automatica. Qua si combattono le battaglie a cazzo duro, da veri uomini. Esatto, quindi... Allora, facciamo un sondaggio. Allora, Danilo... Vai, affido alla mia community il destino di Danilo. Quindi, Danilo merita di essere castigato? Fatemelo sapere tramite sondaggio. Ovviamente si scherza, Danilo, però questa è una cosa molto grave quella che ha detto. Come le schiero ora queste unità che ci sarà la piccola nuke di Ikit? Sarà uno schieramento un po' ad cazzum di Canis Majoris. Noi siamo gli eredi di Sigmar. Siamo i Sigmariti. Perdite medie obbligatorio.
Allora, vediamo, è una community un po' divisa, perché per il momento dice il sì, però è abbastanza equilibrata come cosa. Io ho paura. Così divisi non dovrebbe. Il fatto è che se io porto Borgio qui, ma come cazzo è Borgio? Io poi non vedo quello che succede qua. Vabbè, loro sono ancora nascosti, quindi Ikit non li vede. Loro sono nascosti. No, io voglio provare a spingere Ikit a lanciare la bomba atomica sul povero Borgio. Ikit, mi puoi lanciare la bomba atomica, la bomba H? Cioè, puoi fare qualcosa, Ikit? Dai, mi lanci la bomba atomica, Ikit, per favore. Lanciami la nuke. Ti prego, Ikit. La nuke, Ikit, please. Ikit, sei veramente così stupido da inseguirmi? Vabbè, quello poi mi lancia la nuke appena vede le mie truppe. Maledetto scaven di merda. Ah, sono più veloce del suo scorticatore. Codardi, i tuoi guerrieri stanno scappando. Cosa è successo? È stata la nuke? Probabile. Ah, può darsi che sia stata la nuke. Non lo so, non l'ho vista perché non ha spammato nuove unità, quindi dovrebbe essere stata la nuke, altrimenti usciva il punto esclamativo rosso. Dovrebbe essere stata la nuke, ma non ne sono sicuro. Ikit artiglio, wow, antiraggio, antifanteria e penetrazione armatura. Cioè, Borgio praticamente a confronto è una merda. Figaro Burgio è il medico. Il medico di mia zia, auguri a lei. Hai capito che se tu lo carichi prendi un cazzo gigantesco, che lui ha tutte le statistiche bonus di questo mondo, Ivi? Vai, 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 ti fai più male tu che lui. No, invece si è fatto più male lui. Mi aspettavo di peggio, guarda, gli hai fatto male, vai. Vai, alle spalle fai il doppio del danno. Vai, Borgio. Guarda che danni che fa. Mi dico Borgio, guarda come scappa Ikit. Vai Borgio! Bella Borgio! Colpisce e fai male. Che lui sta scappando. Vai Borgio! Vai sullo suo scorticatore. Che ho un motorino rubato. È uno scorticatore rubato, come succede spesso a Napoli, che rubano i motorini. Invece Ikit ruba gli scorticatori. Perché ha speso troppo nella costruzione delle squadre arma, quindi non poteva permettersi un mezzo di trasporto e allora ha rubato alla stazione un motorino, che in questo caso è uno scorticatore. Vai Borgio, vai. Ma questi si sta muovendo? Ma no, mica tanto. Ah, ci ricarica Ikit. Bomb. Formation march! Yes, quickly! Take the ground! Ragazzi, voi dovete attaccare. Vai Borgio! Take position! Quick march! Go! No lingering! Take the Ma che ground! voci saranno That's stati i speed! modder? Quick march! Formation march! Insomma, lo sfondo Yes, quickly! relativamente, cioè le Go! squadre arma. No, se mi tira la nuke in testa, a Take meno che non me l'ha position! già tirata, mi fa Moving male, lascia stare. Io mi ricordo una campagna con Belegar. Ah, la prima campagna con Belegar che now! No feci su Imperi degli lingering! Immortali. Yes, quickly! Andai proprio Formation tranquillo. march! Muro di scudi, affronto Ikit, easy. Mi lancia la nuke, mi distrugge le truppe e mi rovina la campagna. Ora ti dici Rei, però te lo dovevi aspettare. No, non me l'aspettavo, perché su Warhammer 2 Ikit la nuke non la usava quando giocava con l'IA. Quindi non mi aspettavo che la usasse la nuke. L'ha usata, mi rovinò la prima campagna con Belegar, porca miseria. Infatti ci sono anche parecchi meme in giro su YouTube di questa cosa.
di eserciti di Beleguard, di nani che vengono distrutti dalla nuke di Kit, gente che non se l'aspettava, ci rimane proprio in merda. Che tu con i nani tendi ad avere una formazione compatta, tutti quanti uno vicino all'altro. Oh, però sta funzionando, lo sta a menà. Mi aspettavo un po' più di performance da parte di Digit. Guarda come sgomma. Va di drift Digit, cioè. Bong. Oh, Borgio però mica male. Ah, Wigit, ora Igit sta prendendo coraggio. Mi lascia più andare. Se l'è presa male Igit perché le sta prendendo, no? Le mazzate. Oh, te vuoi fermare? Ma questo mi sta ancora. No, mi spinge via! Che sta? Uccidilo, uccidilo, uccidilo. Vai, a bella cornata. No lingering! Take the ground! Now! Ma questi veramente si fanno ammazzare l'orde e non attaccano. Bello. Vai sto danno, vai. Vieni, vieni via, Borgio. Giovanni Borgese. Vai, carica, carica, carica. Prima di arrivare sulla fanteria. Ma quanto sei lento, Borgio. Borgio sei lentissimo. Hai fatto loro si spostano, non difendono il Lord. Ma che è sta carica? Carica farlocca. Vabbè, zitto zitto sta recuperando, quindi Borgio, vedi di ucciderlo. No, altri scorticatori, via! Via, subito, essi sono veloci. Raga, mi sa che dobbiamo avanzare, perché questo non si decide proprio ad attaccare, sto stronzo. Questo sta a piedi purtroppo. Mamma, già fa tutta strada. Ma arrivano fin qui questi scorticatori? Davvero? Ma proprio sei catafratto. Cioè non c'è modo di farsi attaccare da questi stronzi. Mi devo fare tutta la strada. Ok. Ah, io ci ho provato a pullarli, però non c'è proprio verso. Avrei bisogno di un lord con cavalcatura, cioè di un eroe, di un mago con cavalcatura, però non ce l'ho, lui sta a piedi, quindi niente. Scarticatori, prendetevi l'antilargio. Le mie unità nascoste sono state scoperte. Ah, ecco di qua. E beh, giustamente, quando noi avanziamo, poi avanzi anche te. Sei un cornuto, Igit. Lo stronzo. E stiamo pure sulla salita, madonna mia. Lei ce la fa con gli scorticatori? Se la gioca. Allora, io direi che un pendolo dell'ombra è una scelta diplomatica per riaprire le danze. Quindi tac, tac, tac. Si fa una bella spazzata avanti e indietro, tipo d'ergi cristallico. Allì. Sì, le mie unità sono state scoperte. Ragazzi, senza perderci d'animo, carichiamoli e via. Le unità da tiro schierate qui, sperando che questo non ha usato il Jezail. Come li fermo di grazia? E anche stessa cosa i rappoli. Questo non è quello che ci deve fare. Raga, sparate, grazie. Captain of the Empire. Ma tu prova ad andare sui che ti ammazzano. Voi vi siete schierati? Ok, lei lo spara. Sparate. Allora, voi andate immediatamente sui cannoni rattling. Purtroppo abbiamo veramente pochi. Dai che lo state ammazzando. Our weapons are yours. Sigma, guide our
Fire! Il Master Killer di Aya, ma pure Rattalon. Ready for war! Non fate sparare, madonna mia, i danni dei Rattalon. Awaiting orders! Quick, si è salvato. Smoke and mirrors! Minchia, non hanno, hanno zero di ricarica questi. Non si ricaricano mai, non si ferma mai. Vabbè, io lo so bene. Ok, bello che hanno caricato Jezzairo. Ottimo, massacrateli. Allora, artiglieria invece, sparate su queste unità. Ok, cannone Gatling si muove. Ammazzate Illith che sta con 200 di HP, quindi merita la morte. È una freccia che dovete tirare, ah, forse anche più di una, però. Ecco, meno male che lo dovevo aprire, Ikit, eh? Sì, c'ha 2000 venti di magia. E tutto resta presto. Questo è il reggimento della mano. Questo non si può salvare con 100 di vita, però, porca miseria, che continua a lanciare magie. Borgio, va un attimo qua, va ammazza sto frocio. Questi sono gli scorticatori che rompono il cazzo. Mi sa che sto reggimento della fama è stato lasciato. 3000 venti di magia, cioè. Borgio, ti avevo detto di attaccare qui, però tu proprio zero. Cioè, no, è paralizzato Borgio, si è proprio bloccato. Non riusciamo ad ammazzare con i balestrieri? Sì. Allora, non ci mancherà il kit. Tra le squadre arma che non so cosa stiamo facendo, sinceramente. Ma qua ci stanno letteralmente facendo a pezzi. Arriva, via. Ma che cazzo è? Oh, però stanno scappando da quando è morto Egit, quindi è una cosa buona. Il Jezzale che continua a sparare, fermateli. Questi, andate sui cannoni Rattling. Ah, ma c'hanno anche un altro personaggio. Poi ci sono anche tutti questi alberi che non ci aiutano molto. Comunque le nostre truppe sono state fatte a pezzi. Vedi se lo riesce a fermare. Vai Borgio, inseguili tutti, non li lascia scappare. Questa è rotta. Abbiamo vinto, incredibile, ma vero. Non me l'aspettavo. Ma quindi la nuke l'ha lanciata all'inizio? L'ha sprecata per eliminarmi un'unità? L'ha lanciata subito la nuke. Comunque Nalino, meriti di essere castigato. Il sondaggio così dice, quindi vedremo che punizione infliggerti. C'è uno che mi ha scritto che sono bravissimo. Ho perso la campagna, come sono bravo. Lo faccio essere bravo. Ho perso la campagna. Però grazie. E poi non ho anche perso unità. Mi aspettavo di per... Cioè è stata... Cioè Ikit praticamente con 100 di vita lanciava magia e ci ha fatto 102 kill. Maledetto. Raga, avete visto i Rattling appena hanno iniziato a sparare, ci hanno maciullati. Comunque prendo il reintegro qua. E c'è ancora l'esercito di Scroto in tutto questo. L'esercito di Scroto è ancora vivo, quindi c'ha tranquillo già due stack. Ikit non ha squadre arma. Sì, ce le ha già le squadre arma. Minchia. Lui però non le ha, cioè non penso che le possa reclutare così.
A un attimo e torno. Ok, allora tecnicamente dovremmo attaccare lui, però non ci arrivo. Devo anche finire di reintegrare. Ma che cosa ha preso di bello? Che tratto ha preso Borgio? Un tratto inutile perché lui non è un mago, quindi tratti acquisiti. Velocità di ricerca più 10. No, questo non è inutile come tratto. Questo è buono. Allora, mio caro Borgio, questo non lo posso sbloccare, però facciamo anche la adunata, abilità adunata, vabbè, dalla disciplina. Au. Sì. Tu invece fai l'elimina corruzione, il pendolo dell'ombra e il fumo degli specchi. By the comet. Possiamo potenziare Miragliano. 4000, sì, li investiamo. Però tutto il reclutare. Anche il reclutamento costa veramente poco queste unità. Buono. Però peccato che sono soltanto due. Ecco perché ci stanno tutti questi edifici che ti danno il bonus al reclutamento. Per esempio qua ti dà capacità di reclutamento locale più uno che te serve. Qua ti dà reclutamento locale, quindi in realtà questo te lo fai nella capitale e questo invece, questo già al tier 1 ti dà reclutamento locale, quindi sarebbe da fare questo. E questo però ti serve comunque per l'artiglieria. Io vorrei un'artiglieria decente. Questi sarebbero i light cannon, sono da provare. Questa qua è un'unità mod, 400 di portata, potenza di tiro 211. I cannoni leggeri. Questo qua è il carro tartaruga, che sarà da vedere. E questi qua sono i calibre isn't everything. Il calibro non è tutto, quindi non è molto forte, però anche questi sono da portare. C'hanno Limber Artillery di default. Wow. Vorrei usare questi cannoni e togliermi sto mortaio di merda che non è altro. No, in realtà il mortaio potrebbe anche servire in alcuni casi. No, vabbè, mi aspettavo un po' più di artiglieria diversa. Queste sono le sorelle della furia, queste qua. Le sorelle in calore. E questi sono i cavalieri del Raetus Spira, della spira della lancia. Della lancia giusta. Right. Ok, vabbè. How should we proceed? No, e prendiamoci un turno per reintegrare, perché così si fa su sta mod, si reintegra. The Empire or infatti le guerre secondo me durano tantissimo. Vedo che siete andati a mangiare, siete rimasti in 9, ecco.
Atlantide disse esiste davvero, dice Nova Lectio. Ecco dove. Ma non si sa che esiste, è esistita Atlantide, a voglia. Magari non era una civiltà super tecnologica, ma è esistita Atlantide. Era semplicemente un continente. Era un continente, punto. Stop. Continente. La cripta del Necrodancer, bella. Ci scriptiamo. No, scriptiamo, no. E ora dovremmo andare ad attaccare lo scroto. Allora, lo scroto che sta qua. On it! I refuse such orders. Die. Ah, scappi, scroto. Scroto maledetto. Maledetto what? Scroto. To the provinces. Il problema è che lui si recluta. Onwards. Reclutare qui. 1 e 2, per il momento sì, perché questo costa troppo, quindi facciamo un esercito chip e via. Cioè chip significa economico, che soldi se no non ne abbiamo. Qua questa provincia prima o poi mi andrà in rivolta, devo un attimo capire come fare per mantenere. Io per questo volevo andare in guerra con loro, perché li piallavo, li prendevo tutto questo, tutti i territori verdi. Qua cos'è questo edificio? Ma questo è pure un caposaldo. Ciao Valerio, benvenuto. Che è sto caposaldo? Questo mi dà introiti e sblocca le tecnologie. Ok. Questo invece mi dà introiti e la tesoreria. Quando è la tesoreria in magione di 5.000 mi dà 8% di velocità di ricerca. Carino, qua ci sta il vino ovviamente, figurati se il tavernello lo producevo solo io, quindi va distrutta la concorrenza. E qui? È la stessa cosa, vabbè. Ciao Danilo, ma siete andati tutti quanti, mi sa che stacco pure. Poi la continuiamo un'altra volta sta campagna. Anche perché devo mangiare, quindi sarebbe anche il caso di staccare. Fractals of Destiny, vediamo cos'è sto gioco. È un Fractals of Destiny. Azione, avventura, GDR, GDR d'azione. Vabbè, la bonazza con le bocce. Ma sembra Kaisa. È Kaisa questa. Alle spalle sembra Kaisa, da dietro sembra Kaisa. Non è in italiano. State giocando con Kaisa praticamente. Ho capito che siete in 12, vale, però io devo mangiare, cioè sono un essere umano pure io e come tale ho bisogno di cibo per andare avanti nella vita. Intanto qua Ikit ha soltanto 3 stack. Ecco, quando dicevo questa mod com'è, ecco, la mod è questa. Che i nemici mi mandano stack interi, stack su stack su stack su stack su stack. Non è per niente facile di conseguenza. Scappo se io ti attacco. Quindi non sarà una guerra, sarà una guerra molto lunga e difficile, però la continuiamo la prossima volta. Il pranzo mi aspetta. Ci vediamo stasera con la live di Skarland. Sarà una live tutorial. Si approfondirà la campagna, la razza, le meccaniche, gli edifici, le economie, il roster, i lord, gli eroi. Tutto a 360 gradi. Quindi una live di coaching gratuita per una razza che è molto più complessa di quello che sembra. È difficile giocare Khorne, è difficile giocare Skarland. Cioè almeno la campagna di Skarland è difficile.
E quindi vi aspetto stasera ore 21, non mancate, ringraziate il mitico Ray che vi insegna a giocare a Total War gratuitamente, quindi se voi volete abbonarvi sarebbe una grande cosa. A più tardi, Mayu, a dopo.